Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti allo Spazio Life dopo la pausa estiva. E dunque, prendiamo le trasmissioni con la puntata di questa sera che in cui diciamo ho una veste un po' anomala perché sarò sia intervistatrice che parte in causa. Perché la puntata è dedicata alla presentazione di una nuova associazione radicale che sta per nascere, dovrebbe nascere il 2 novembre, un'associazione che sarà animalista, anzi dovremmo dire antispecista. E vogliamo intitolare questa associazione, o comunque diciamo, vogliamo far sì che questa associazione sia ispirata soprattutto al pensiero di Le Faccio, che è stata una radicale storica, che è stata appunto tra i radicali quella che più di tutti si è battuta così, per i diritti degli animali e per il superamento di posizioni speciste e antropocentriche. Quindi questo progetto è un progetto in fieri, come dicevo, l'Assemblea Costituente si dovrebbe tenere il 2 novembre a margine del congresso radicale. Nel frattempo esiste un gruppo Facebook creato apposta come spazio di discussione per diciamo, contribuire con idee, critiche, suggerimenti. Il gruppo si chiama Costituenda Associazione Radicale Antispecista. Chiunque sia interessato agli obiettivi dell'organizzazione è caldamente invitato a partecipare. Questa associazione nasce come associazione radicale e i motivi per questa decisione saranno meglio spiegati dal mio ospite, interlocutore, però vogliamo dire fin da subito che vogliamo aprirci ovviamente anche al mondo esterno, quindi ai non radicali e quindi speriamo che chiunque sia interessato ai nostri obiettivi si voglia avvicinare a questa associazione. Allora, io intanto appunto introduco il mio, scusate, presento il mio ospite interlocutore che come me partecipa appunto alla costituzione di questa associazione. Il mio ospite è Francesco Pullia, un radicale storico, è nato a Terni, giornalista e scrittore, ha scritto 8 libri di liriche e diversi saggi, tra cui ricordo gli ultimi, Dimenticare Cartesio e Al punto di arrivo comune per una critica della filosofia del mattatoio. Francesco è anche radicale da quando aveva più o meno 14 anni, è stato dirigente radicale per 20 anni, fino credo all'anno scorso, ed è anche, credo, diciamo, si possa definire un capitiniano, cioè un seguace, diciamo, del pensiero del filosofo Capitini. Allora, adesso mi taccio e do la parola a Francesco. Francesco, vorrei innanzitutto ti ringrazio moltissimo per questa partecipazione. Vorrei che tu spiegassi un po' a chi ci ascolta quali sono le ragioni di questa associazione, cioè perché vogliamo creare questa associazione e perché la vogliamo creare dentro il Partito Radicale, cioè secondo te perché, nonostante magari certe posizioni, riteniamo che il Partito Radicale sia il terreno giusto per far nascere un'associazione del genere? Sì, innanzitutto ringrazio. Ricordiamo che questa associazione non nasce a caso, ma nasce dalle esigenze impellenti di tanti militanti radicali che non si riconoscono nella posizione che è emersa negli ultimi tempi di vivisezionista per la sperimentazione animale tout court, espressa da qualche deputato radicale e dedicata vivamente da diversi esponenti dell'associazione Coscioni. Tutto questo in realtà non fa parte del patrimonio storico radicale, lo diciamo a chiare lettere, perché tu hai citato Adele Faccio. Beh, Adele Faccio noi ripetiamo Adele Faccio, ovviamente non soltanto a lei, però è bene ricordare questa figura che è stata, a mio avviso, volutamente rimossa da alcuni radicali perché diventa scomoda, e invece noi appunto vogliamo ricordare il suo impegno ante litteram antifascista e proprio anche in sede parlamentare contro la vivisezione. Ora qualcuno obietterà, ma vivisezione e sperimentazione animale sono due cose diverse, ma qual sogno? Ecco, mettetevi nei panni dell'altro essere senziente, dell'animale non umano. Utilizziamo questi termini anche se qualche radicale, un presunto tale, ironizzerà. Noi francamente di questo non ce ne frega assolutamente un po' così.
viene parte dell'animale non umano che è soggetto a essere... Sì, scusa Francesco, se per favore puoi alzare la voce o avvicinarti al microfono, grazie. Si sente? Ecco. E poi vive a questo altro essere senziente, a questo animale non umano, se c'è differenza tra vivificazione e trasferimentazione animale. Beh, recentemente, proprio ieri, leggevo nella pagina, di Pubblico, del nuovo quotidiano Pubblico Giornale, che l'associazione PETA, animalista PETA, un'associazione nota americana, ha avuto la possibilità, dopo diversi tentativi, di acquisire la documentazione su quello che hanno fatto a dei gatti per circa 10 anni in laboratorio in un'università americana. Bene, questi gatti erano operati, sono stati operati diverse volte gli occhi, le testimonianze fotografiche sono reperibili, chiunque può trovarle in internet o comunque basta andare nella pagina internet del quotidiano Pubblico, sono stati operati alle orecchie, al cervello, hanno impiantato, sono stati costretti ad avere impiantati degli elettrodi e delle per essere immobilizzati durante gli... A cosa è servito questo? Assolutamente a niente. Tratta di vero e proprio sadismo. E poi voglio dire anche un'altra cosa, perché è anche da questo, bisogna finirla col dire che la sperimentazione animale è indispensabile. Chi dice questo, chi dice che non c'è alternativa alla sperimentazione animale, è in perfetta malafede, non solo, e si fa portavoce degli interessi e dei profitti delle multinazionali e dei baroni universitari. Allora, per tutti questi... Si può perlomeno dire, scusami Francesco, scusa se ti interrompo, si può comunque perlomeno dire, il minimo che si possa dire è che la comunità scientifica è divisa sulla sperimentazione animale, quindi chi si affida così al giudizio degli scienziati, alcuni che dicono che è assolutamente ancora necessaria, diciamo decide di ascoltare alcuni scienziati e non altri, giusto? Perché insomma non, se ci fosse l'unanimità potremmo parlare, ma visto che in questo l'unanimità non c'è. Infatti io all'interno della comunità scientifica stanno emergendo sempre di più, ci sono riviste autorevoli, molto autorevoli scientifiche che attestano come la sperimentazione la cosiddetta sperimentazione animale di fatto è fallita e anche perché esistono diverse alternative che vanno ora inutile elencarle, ma comunque vanno dagli esperimenti in vitro alle colture di cellule all'informatica. Indispensabile, essenziale, un'associazione che sia di ispirazione radicale, ma non soltanto radicale. Ecco, quindi il riferimento a quanto tu prima accennavi, che sia quanto di più aperta e trasversale, che possa catalizzare l'impegno di quanti credono, ritengono che sia importante e doveroso, da un lato perseguire la vera ricerca scientifica in modo autentico, ricerca di verità senza sadismo e senza interessi di parte. Dall'altro, proporre una visione dichiaratamente non violenta che è la visione antispecista. Non si può essere radicali senza avere una cognizione di quello che è l'antispecismo. Allora, se per specismo noi consideriamo la peggiore forma di violenza, perché dallo specismo, cioè dal fatto che una specie, in questo caso la specie umana, si è arrogata il diritto di dover abusare delle altre specie, di poter disporre delle altre specie per propri fini e quindi alle
ribadito a chiare lettere che non c'è differenza tra i lager nazisti e gli allevamenti intensivi e i stabulari, che ecco, allora che tutto viene fuori e la cultura radicale, che è essenzialmente una cultura non violenta, questo non può trascurarlo, perché trascurarlo significherebbe recidere da una parte viva del movimento radicale. Tra l'altro, senti Francesco, ti interrompo un attimo, perché proprio sul concetto di non violenza mi è capitato di recente di discutere con un radicale, il quale sosteneva che la non violenza pannelliana sarebbe diversa dalla non violenza gandhiana. Ah, ma è un sogno, perché a me ha elaborato la non violenza, che è chiaro che ci sono delle evoluzioni e ci sono degli adattamenti, ma la non violenza Pannella, che si innesta perfettamente nel solco della non violenza gandhiana e capitiniana. È vero, purtroppo, che c'è qualcuno che cerca ovviamente di mestare nel torbido e di cercare di disinformazione o comunque travisare quella che è una verità storica, anche dal punto di vista concettuale. Ma tornando appunto al discorso nostro, vale la pena ribadire come l'antispecismo è una prerogativa, deve essere, come dire, un perno della non violenza, così come lo fu, per esempio, nella progettazione, nell'elaborazione capitiniana. Il mio ultimo libro, che sta uscirà ora in ottobre, e che spero, con l'occasione della costituzione della nostra associazione, a cui ancora non abbiamo trovato un nome, ma non è questo l'importante, ecco, spero di presentarmi in questa occasione, ecco, in questo libro c'è un capitolo dedicato a Capitini antispecista, ma era un pezzo? No, assolutamente no, perché l'antifascismo di Capitini, la non violenza di Capitini a radici nasce dall'antispecismo, nasce da una presa di posizione ben precisa. Capitini negli anni 30 era alla scuola normale di Pisa, dove svolgeva funzioni di segretario amministrativo e poi anche teneva qualche cosa per opporsi in netto rifiuto alla violenza del regime fascista mussoliniana, alla violenza, al regime guerra fondario, Capitini scelse di diventare vegetariano. Questo destò scandalo, non solo, e Capitini venne espulso dalla scuola normale di Pisa. Non solo, Capitini fu il fondatore, in tempi non sospetti, promosse un convegno insieme a Edmondo Marcucci, splendida figura di non violento, tossoiano, vegetariano, promosse un convegno proprio sulla non violenza riferita agli altri animali e proprio nel 1954-55, da questo convegno nacque la società vegetariana italiana. Vogliamo trascurare questo? No, anzi, vogliamo tirarlo fuori. Tra l'altro, c'è comunque, faccia o no, ormai è in corso, c'è nato un movimento trasversale che nessuno e niente potrà fermare. Questo movimento può essere chiamato in maniera molto generica animalista. A me questo termine piace relativamente, che lo trovo ormai molto bello, io lo ritengo antifascista, è un movimento che è molto rodato e che ha avuto grandi espressioni nelle grandi manifestazioni, come quelle romane di 2 anni fa, e quella di quest'anno contro Green Hill per la liberazione
dei 250 cani all'anno di Trenitalia è un movimento che nessuno può fermare, è un movimento in espansione, anche perché ha a che fare con le nostre coscienze. Ci sono dei comportamenti individuali ormai che stanno prendendo piede e che sono, fanno parte, tutto questo rientra nella non violenza della nostra cultura. Questi comportamenti individuali fanno parte, si rifanno anche alle scelte alimentari, scelte nel vestiario, a una nuova... Ecco, scusa, Francesco, scusa, ti interrompo un attimo perché volevo appunto inserirmi cercando di parlare un po' poi in concreto di quelle che saranno le battaglie più importanti, diciamo, comunque quelle più urgenti. Posto che vogliamo essere un'associazione antispecista, quindi non semplicemente welfarista, e non semplicemente contro la sperimentazione animale, vogliamo quindi condurre una battaglia a tutto tondo, naturalmente con strumenti appropriati alla situazione. Allora, io credo che per alcuni temi, come per esempio sperimentazione animale, uso di animali nei circhi, caccia, feste e tradizioni cruente che prevedono l'uso di animali, e forse qualcos'altro che adesso mi sfugge, e come? Non ho capito. Comunque, per questi temi che ho citato, credo che i tempi siano maturi per un approccio decisamente abolizionista, cioè per chiedere l'abolizione, tout court. Naturalmente, tra il chiederla e ottenerla ce ne passa, però diciamo che credo che sia doveroso, per esempio, per un'associazione antispecista, chiedere appunto e sostenere con forza l'abolizione della sperimentazione animale, non la sua riduzione graduale e quindi un rimandare il problema a chissà quando. Mentre per altre questioni, come per esempio l'alimentazione, è chiaro che non possiamo domani pretendere la chiusura dei macelli, ma dovremo senz'altro comunque fare opera di sensibilizzazione, di informazione, di quello che si chiama proselitismo, perché no? Rivolto a informare le persone su quella che è la realtà degli allevamenti intensivi, dei macelli, dei mattatoi, eccetera, eccetera. E tra l'altro in questo io vedo una collaborazione quasi naturale con un'altra associazione radicale che si chiama Rientro Dolce, che è un'associazione che si occupa, in via prioritaria di riduzione della popolazione, cioè del problema della sovrappopolazione, ma anche di tematiche ecologiste legate alla riduzione dei consumi più inquinanti. Sappiamo che il consumo di carne è ovviamente tra questi. Per noi ovviamente sarà preponderante l'aspetto etico, cioè quello legato alla sofferenza degli animali, ma ci hanno ovviamente delle zone naturali di collaborazione con, per esempio, questa associazione che è anch'essa radicale e che potrà affrontare il problema del consumo di carne da un altro punto di vista. Infatti è tutto correlato ed è tutto interdipendente, è chiaro. Ma noi, per questo mi preme dire, nessuno vuole obbligare una persona a smettere di mangiare la carne. Non si tratta di questo. Il problema è un altro. Il problema è che automaticamente quella persona smetterà di mangiare la carne o di mangiare le cuoche dagli allevamenti intensivi o di mangiare il pesce che viene anche quello da allevamenti. Ebbene, nel momento in cui questa persona avrà la consapevolezza di quello che c'è dietro quella fettina, dietro quell'uovo, dietro quel pesce che si trova sul piatto. Il problema non è cosa mangi, il problema è chi mangi, chi stai mangiando. E quale sistema produttivo si nasconde dietro, quale sistema anche di sofferenze, quale lager si nasconde, si cela dietro, un lager che è non a caso, è invisibile, ma nello stesso tempo è presente, vive, ecco, io ho scritto recentemente il nazismo quotidiano, un nazismo che è invisibile però nello stesso tempo noi conviviamo con queste forme di nazismo, noi non sentiamo le urla, i pianti, i gemiti degli altri esseri, quello che viene fatto, ti invito a leggere dei libri straordinari, ma soprattutto di andare a documentarsi, anche su internet esistono dei siti bellissimi come laverapeste.org,
con filmati fatti proprio all'interno. Ecco, ecco, vedete che cosa c'è, quale sofferenza, quale sofferenza uno ingurgita e quale sofferenza si fa portatore e fomentatore nel momento in cui nella fucetta ha una parte di cadavere. E tra l'altro, per poi tutto il discorso economico viene anche poi per ovviamente il buscamento delle culture al posto di altre, delle enormi risorse che vengono sprecate, risorse idriche, proprio gli elementi intensivi, senza parlare poi, per non parlare, dico poi, della grande responsabilità che hanno questi hacker nei confronti dell'ozono, dell'inquinamento. Certo, nonché mi permetto di aggiungere responsabilità che hanno anche nei confronti dell'estinzione di molte specie selvatiche che sostanzialmente si trovano a non avere più l'habitat naturale in cui vivere e riprodursi. Purtroppo, Francesco, il tempo è già finito e quindi dobbiamo chiudere. Io intanto ti ringrazio moltissimo e ci saranno, spero, altre occasioni in cui potremo parlare magari più a lungo. Quindi, chiudendo, io voglio ricordare un po' di cose. Quindi, sta nascendo un'associazione radicale antifascista, esiste un gruppo su Facebook apposito. Chiunque è invitato, chiunque sia interessato ovviamente a questa associazione è invitato a contribuire con idee, suggerimenti, critiche e siete tutti invitati anche all'assemblea costituente che si terrà, speriamo, il 2 novembre. Direi che mi sembra di aver detto tutte le cose importanti e quindi io, Francesco, ti saluto e ti ringrazio di nuovo e saluto tutti e lascio la parola alla prossima trasmissione. Ciao! Ciao!